In quel momento apparve la volpe. «Buongiorno», disse la volpe. «Buongiorno», rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi. Ma non vide nessuno. «Sono qui», disse la volpe, «sotto al melo». «Chi sei?» domandò il piccolo principe. «Sei molto carino». «Sono una volpe», disse la volpe. «Vieni a giocare con me», le propose il piccolo principe. «Sono così triste». «Non posso giocare con te», disse la volpe. «Non sono addomesticata». «Ah, scusa», fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse. «Che cosa vuol dire addomesticare?» «Non sei di queste parti tu», disse la volpe. «Che cosa cerchi?» «Cerco gli uomini», disse il piccolo principe. «Che cosa vuol dire addomesticare?» «Gli uomini», disse la volpe, «hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche delle galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline?» «No», disse il piccolo principe. «Cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare?» «È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami». «Creare dei legami?» «Certo», disse la volpe. «Tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini. Non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo». «Comincio a capire», disse il piccolo principe. «C'è un fiore. Credo che mi abbia addomesticato». «È possibile», disse la volpe. «Capita di tutto sulla terra». «Oh, non è sulla terra», disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa. «Su un altro pianeta?» «Sì». «Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?» «No». «Questo mi interessa. E delle galline?» «No». «Non c'è niente di perfetto», sospirò la volpe, ma la volpe ritornò alla sua idea. «La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi, guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano».
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami, disse. Volentieri, rispose il piccolo principe. Ma non ho molto tempo però. Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Addomesticami.